Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Dove Andare. Come vedete oggi non siamo con il solito gameplay ma con un vlog in cui voglio parlarvi di alcune cose, tra cui il cambiamento della camera. Questa sarà la mia nuova camera, come vedete, ho anche messo il poster di Star Wars, che è uno dei miei film preferiti, e ho anche dei fumetti, cioè, vabbè, sono appassionato di Star Wars in modo più semplice e questo è stato un regalo da una mia ex amica. A parte ciò ragazzi, la camera è stata, questa è quella nuova, in cui da quando sono entrato sono cambiate tantissime cose, tra cui ho iniziato a postare più video del solito, la qualità dei video è migliorata, ho più tempo anche per fare video visto che da poco ho finito la scuola. Parlavi proprio del cambiamento della camera. Qui posso registrare, sarebbe un piccolo studio e anche la mia camera, però principalmente sarà uno studio dove io registrerò i miei gameplay, dove la voce non rimbomba da nessuna parte. Infatti ho scelto questa postazione, come vedete qui c'è il mobile, infatti sembra stretto e so che può sembrare un po' stretto la situazione, però in teoria per i video è perfetto perché parte la luce entra da dietro, anche se non è proprio al 100% perfetta, però più o meno riesce a migliorare anche con la luce naturale la qualità dei video, visto che io non uso le luci. Per quanto riguarda la qualità proprio della stanza dei video è questa qui ormai. Più o meno comunque si può stare tranquilli, visto che i video sono migliorati tantissimo, non solo parlo per la luce e per la webcam, ma proprio anche io sono riuscito a migliorare, sono migliorato anche io nel montaggio dei video. Infatti se si vede un gameplay mio dell'anno scorso e uno di quest'anno, ci sono tantissime differenze, perché comunque con passare del tempo sono migliorato anche io. Poi, da come avete visto, da quando sono entrato anche in questa camera, ho cominciato a portare anche più video, cioè più nuove serie. Prima ne facevo 2, 3, adesso ne riesco a fare 5, 6. Addirittura sto pensando con Arcanthos di fare altre serie insieme, oppure io ho già scelto dei nuovi giochi da portare come gameplay. Beh, ragazzi, lo so che è passato tantissimo tempo, cioè quasi un anno, da quando faccio gameplay. E da come avete visto il cambiamento è tanto e sono felice di questa cosa perché ho capito da quando ho messo piede in questa stanza, da quando sono entrato qui è come se fosse cambiato tutto per me, non solo per quanto riguarda YouTube ma tantissime cose in cui mi ha dato tante possibilità in moltissime cose. Ora sono diplomato, preso, sono riuscito a prendere il diploma, quindi in questo periodo ho molto più tempo per fare video. Infatti sto pensando di fare una nuova serie e appunto sto facendo questo vlog soprattutto per parlarvi di questo. Io questa serie non riguarda i videogiochi, ma riguarderà tutte le cose in generale. Ovvero, la prima serie sarà una serie particolare. La prima serie parlerà appunto dei videogiochi, così darò il mio spunto subito su questo punto, in cui parlerò dei difetti di un videogioco e dei pregi che può dare questo videogioco. Anzi, non parlerò proprio dei videogiochi, parlerò proprio del videogiocatore in questo caso. Perché ci sono cose che, a parte che ho visto tantissime cose e guardo anche il mio passato e il mio presente adesso, grazie ai videogiochi sono cambiato anche io. In cui non vi farò adesso spoiler, ma vi parlerò proprio appunto in quel video. Di tutto, in generale, cioè proprio appunto da quando avevo 4 anni fino adesso, cosa mi hanno dato questi videogiochi? E poi parlerò dei difetti in generale. I difetti voglio puntare proprio sul pensiero altrui, cosa pensano gli altri, e lasciare un mio pensiero su questi difetti e dire sì, questo difetto è vero, e lasciare proprio una mia opinione. Per quanto riguarda i pregi, invece, parlerò più che altro sul mio personale, cioè le mie cose personali che riguardano. Ad esempio, da videogiocatore parlerò a modo mio, senza prendere cosa pensano gli altri. Per quanto riguarda i difetti, invece, prenderò uno spunto da cosa pensano gli altri e poi parlerò a modo mio perché dico quella cosa è giusto. Ok, ragazzi, vi ho parlato un po' in generale di tutto, in modo più veloce possibile. Io voglio solo dirvi che la prossima volta vi farò vedere anche la camera, anche se è incompleta perché mancano alcune cose, però mancano solo gli scaffali qui. Vorrei fare una libreria perché tutti i miei fumetti, tutti i miei manga, tutti i miei libri di Game of Thrones li ho buttati in questo mobile per nulla, quindi vorrei fare qualcosa di particolare. Poi vabbè, vi farò vedere un po' la camera com'è fatta e vi farò vedere anche bene questo poster che non si vedrà al 100% bene.
Poi vi parlerò di questa serie, uscirà a breve, non so, entro una settimana o due settimane, perché ci vorrà tantissimo lavoro e infatti voglio metterci tanto amore in questo progetto. Più che altro, a massimo vedrete un po' di calo dei video, al posto di vedere 4-5 a settimana, potreste vedere 2-3, infatti già in questo periodo ne avete visti un po', proprio appunto perché mi sto un po' preparando. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia stato un po' chiaro e piaciuto sul fatto di proporre questa nuova serie e un po' capito perché questi, diciamo, perché ultimamente non avevo fatto video. A parte che già sapevate, avevo detto in scorsi video, che non avevo internet, quindi per 5-6 mesi mi sono dovuto proprio fermare per fare gameplay con la chiavetta, non riuscivo a fare video. Poi adesso, come vedete, ho ripreso e ho ripreso in modo migliore, cioè a differenza di 6 mesi fa i video erano molto scarsi, in un pochissimo tempo la qualità è cambiata tantissimo, appunto vi spiegherò benissimo poi anche il motivo di questo cambiamento, che è stato molto positivo a quanto pare, perché in questo ultimo periodo sono salito di tanti iscritti in pochissimo tempo. So che 107 sono pochissimi, però in un mesetto sono arrivato da 90 a 107 in un mesetto. Quindi gli altri li ho fatti in un anno, il resto. Poi io comunque sono una persona che difficilmente spamma e infatti sono aumentato di tanti iscritti senza spammare. Probabilmente forse i miei amici, forse le persone che mi hanno conosciuto hanno messo mi piace, hanno visto i miei video e l'hanno detto agli altri. Probabilmente così è andata, visto che in solito io spammo, al massimo l'ho fatto vedere a questi miei amici, appunto, è che gli è piaciuto. Il resto degli iscritti sono saliti da soli. Per quanto in un anno fare questi 100 iscritti è stato un grande passo per me. Anzi, appunto, comunque ragazzi, io evito sempre di spammare, quindi quei iscritti che vedete sono stati fatti probabilmente dai miei vecchi iscritti, hanno spammato stesso loro e mi hanno fatto guadagnare proprio appunto questi iscritti. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!